Partita delicata per il Castelfidardo che riceve al Galileo Mancini il Notaresco. Giulio Dori si affida al 3-5-2 con la coppia d'attacco Nanapere Braconi. Il tecnico ospite Evangelisti oppone il 4-2-3-1 con il possente numero 90 Persano a sostenere il peso del reparto d'attacco. Dopo un avvio di studio al 19° passa in vantaggio il Castelfidardo. Colpo di testa ravvicinato di Nanapere all'apparenza non irresistibile. Il portiere ospite l'Oliva non abbozza neanche l'intervento e il pallone si fila nell'angolino basso. 1-0 per il Castelfidardo che contiene la sterile reazione del Notaresco e al 34° piazza la seconda stoccata, angolo dalla destra di Fabbri. Baldini prolunga all'altezza del primo palo, sorprendendo ancora una volta l'estremo abruzzese. Raddoppio per i fisarmonicisti. Al 39° Persano ha l'occasione per riaprire i giochi, ma spreca da posizione più che favorevole. Si va al riposo sul 2-0. Secondo tempo di marca abruzzese. Al 5° Agostini di testa non trova la porta. Al 19° Pulsoni, entrato nel secondo tempo, trova il varco giusto per la conclusione. Osama si distende e respinge. Ancora abruzzesi pericolosi alla mezz'ora, braccia da posizione centrale, spara altissimo. Un minuto più tardi però il numero 2 del Notaresco si riscatta con gli interessi, conclusione micidiale dal limite che non lascia scampo ad Osama, partita meritatamente riaperta dalla squadra di Evangelisti. Al 34° si rivede il Castelfidardo, imbriola di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, non va lontano dall'angolo alto. Forcing finale del Notaresco, al 42° punizione velenosa di Arrigoni che rimbalza davanti ad Osama che non si fa ingannare e devia in angolo. Finale palpitante, al 47° Paponi può chiudere i giochi ma viene stoppato in calcio d'angolo. Il Notaresco ci prova fino all'ultimo ma deve rassegnarsi ad una sconfitta di misura che interrompe una lunga serie positiva. 3 punti d'oro invece per il Castelfidardo che completa una settimana esaltante con 3 vittorie tra campionato e Coppa Italia. Sentiamo le voci del dopogara. Sono state, diciamo, 2 partite affrontate nel modo giusto. Siamo riusciti a sfruttare anche la rosa al meglio, quindi a dare una massima rotazione il mercoledì di Coppa per non spendere troppe energie e affrontare al meglio questa partita di domenica. E abbiamo giocato bene, tenuto il campo bene e con un'ottima squadra che puntava come noi a fare bene oggi. Siamo contenti e che dire... Una domenica fantastica di calcio, ecco. Mister Evangelisti, crediamo che il suo rammarico si concentri particolarmente sul primo tempo, perché poi nella ripresa avete chiuso il Castelfidardo nella sua area di rigore e potevate anche strappare il pareggio. Sì, hai detto bene tu, il primo tempo abbiamo fatto una partita non buona. Venivamo da tante buone prestazioni, da risultati utili. E sapevamo che il Castelfidardo era in un buon momento, però al primo tempo abbiamo messo poca personalità in campo e dobbiamo lavorare su quello. Emmanuel Nanapere, una grande prestazione per te con un gol e un grande aiuto alla squadra. I'm so happy today for the game. Sono davvero felice per la partita, per aver aiutato i compagni ed anche il mio allenatore ed aver comunque disputato un ottimo match di squadra, e questo mi rende davvero molto molto contento. I'm so happy and proud of the game today. A phenomenal week. Una settimana davvero fenomenale, speciale per voi, con tanti risultati importanti uno dopo l'altro. It was a great moment. We worked very hard, trained very hard to... Sì, credo che sia il coronamento di un lavoro duro che facciamo quotidianamente con il nostro allenatore. Stiamo attraversando un buon momento, ma dobbiamo assolutamente dare continuità. Comunque questo mi rende davvero molto molto felice e soprattutto fiducioso per il futuro.